Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, Giuseppe Graffi Brunoro, la cooperazione e la sua attualità oggi. ...130 anni di storia cooperativa, ce ne parla il professor Andrea Zannini. Andiamo alla scoperta degli albori della cooperazione. Ora cominciamo il nostro viaggio. Salve a tutti. Storia, memoria, passaggi generazionali sono importanti anche per la cooperazione. Di questi temi sensibili parliamo oggi col presidente di Conf Cooperative, Giuseppe Graffi Brunoro, che ci racconta il suo punto di vista assai interessante. Presidente Graffi, la cooperazione in Friuli ha una storia lunga oltre 140 anni. In sintesi, che cosa racconta alle nostre nuove generazioni? Anche alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi, racconta che non ci si deve mai arrendere, racconta che si possono affrontare le difficoltà che la storia ci mette davanti, stando insieme, lavorando nell'interesse comune e cercando appunto di pensare alle prossime generazioni e non solo a quella esistente. Credo che questi elementi siano alla base della storia della cooperazione fin da quando è nata. Difficoltà e opportunità dunque abbinate alla cooperazione e alla nostra società che cambia rapidamente. La cooperazione, secondo lei, ha saputo adeguarsi ai tempi? Ma direi di sì, mi pare che proprio leggendo la storia della cooperazione nel mondo, in Italia e nella nostra regione, il processo di continuità evolutiva o di evoluzione continua, giocate un po' voi con queste due parole, possa essere proprio l'emblema, lo slogan della cooperazione. Abbiamo saputo superare momenti difficili, le due guerre, l'ostilità della politica nel ventennio e la cooperazione è ancora qua. Ha saputo superare momenti di difficoltà economica, ha saputo superare momenti di difficoltà sociale, quindi credo che ci sia qualcosa che va al di là delle persone e la cooperazione la incarna. Presidente Graffi, da molti anni io seguo con attenzione gli eventi cooperativi e so che spesso Conf Cooperative si è guardata indietro per ricordare e fotografare i momenti e anche i protagonisti più significativi di questa sua lunga storia. Perché voi ritenete così importante coltivare la memoria? Ma forse è in quello che ho appena detto, non credo che sia il caso di scomodare Giovan Battista Vico, ma dalla storia riusciamo sempre a estrarre elementi di riflessione che ci portano ad avere strumenti per confrontarci con l'esistente. Alla fine, certo, la storia non si ripete, ma non è mai neanche completamente nuova. Quindi conoscere la storia di chi ci ha preceduto, di come sono stati affrontati problemi sociali ed economici in passato, ci aiuta ad affrontare quelli di oggi che sono diversi, ma che forse sotto sotto non sono così diversi. Decisamente però la storia è stata attraversata dai valori cooperativi. Ecco, anche questi che sono fondanti, credo, per il lavoro che sta facendo la cooperazione, sono ancora così importanti e validi? Direi che la cooperazione incarna valori che sono alla base
della vita degli uomini e della vita insieme degli uomini sono nel nostro DNA, stanno nella nostra storia. In fin dei conti i valori della cooperazione sono gli stessi dei 10 comandamenti, quindi alla fine la cooperazione è un tentativo, direi ben riuscito, di scaricare nell'economia ciò che caratterizza gli uomini nel loro vivere insieme. Dunque, le chiedo in conclusione valori, storia, memoria. Confcooperative, come parla e cosa racconta ai giovani di oggi? Confcooperative in Friuli Venezia Giulia racconta ai giovani ciò che è e soprattutto ciò che vorrebbe diventare grazie a loro. Racconta che la cooperazione non è un caso che stia sancita nell'articolo 45 della nostra Costituzione con la sua logica di funzione sociale, e devo dire che forse in Friuli Venezia Giulia è un po' favorita dal fatto che le popolazioni del Friuli Venezia Giulia hanno dentro di sé i secondi commi degli articoli 2 e 4, dove al primo comma si parla di diritti ma al secondo comma si parla di doveri, e forse il vantaggio che abbiamo in questa regione è che è ben chiaro alla nostra gente che i diritti sono importanti ma probabilmente lo sono ancora di più i doveri. Confcooperative vuole essere strumento per far passare di generazione in generazione questo messaggio. Allarme di Fedagripesca FVG su un nuovo problema che affligge la pesca in Friuli Venezia Giulia. Compromessa la pesca della frittura a causa della presenza di ictenofori. In anticipo sulla stagione, anche quest'anno sono arrivate le bufole, nomignolo dato agli ictenofori o noci di mare, organismi gelatinosi predatori che da alcuni anni invadono in estate le nostre acque. Sono organismi alieni arrivati dal Mar Nero, dove hanno messo in ginocchio la pesca. I dati in possesso di Fedagripesca FVG, confermati anche dall'OGS di Trieste, indicano la loro presenza nel nostro territorio, in modo massivo almeno dal 2016. Gli ictenofori sono altamente dannosi per la pesca. Il mondo scientifico, in particolare l'OGS, è allertato e sta studiando il fenomeno. Ma le imprese del settore hanno bisogno di un sostegno immediato in attesa di capire cosa si possa fare per evitare che una pesca e un prodotto tipico delle nostre marinerie possa continuare a sopravvivere. Si è svolto un proficuo incontro dei componenti del Comitato Imprenditoria Giovanile della Camera di Commercio di Pordenone Udine con l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini. Presente anche il componente indicato dalla cooperazione, il friulano Marco Pascoli. La convergenza tra gli obiettivi dell'esecutivo regionale e le proposte avanzate dal Comitato Imprenditoria Giovanili è avvenuta in particolare sui temi della sburocratizzazione e della digitalizzazione. A fronte di un calo del 70% delle nuove imprese giovanili, registrato tra marzo e aprile in Friuli Venezia Giulia secondo i dati dell'Osservatorio Camerale, gli imprenditori hanno espresso l'esigenza di invertire questo trend, cogliendo alcune opportunità di cambiamento post-emergenza. Al via la campagna per sostenere Futura Factory, il polo di lavoro inclusivo per persone con disabilità o svantaggio, creato dalla cooperativa sociale Futura di San Vito al Tagliamento. Tutti possono sostenere dando lavoro o donazioni. Aziende, cittadini, associazioni, consorzi e fondazioni infatti possono contribuire nel modo più adatto, affidando commesse di lavoro, offrendo donazioni dirette a sostenere l'acquisto di materiali o il lavoro degli operatori, scegliendo di dare il 5 per 1000 a Futura, con cui saranno acquistati dei banchi di lavoro ergonomici per persone con disabilità e svantaggio. Futura Factory nasce infatti con questo obiettivo: creare un luogo di lavoro produttivo e inclusivo, capace di stare sul mercato, in cui offrire le condizioni necessarie per permettere anche alle persone con disabilità e svantaggio di lavorare al massimo delle proprie capacità.
valori della cooperazione hanno contribuito a disegnare il volto attuale della nostra comunità regionale. Di questo passato e di cosa ci aspetta nel futuro parliamo col professor Andrea Zanini, docente di storia moderna all'Università di Udine, qui proprio a Udine. Professore Zanini, in Friuli Venezia Giulia la cooperazione ha sulle sue spalle 130 anni di storia. Dal suo punto di vista, proprio di studioso, quale contributo ha dato al modellamento della nostra attuale regione? Beh, la tradizione della cooperazione in Friuli Venezia Giulia è veramente una cosa importante, un episodio molto importante nella storia della cooperazione in Italia. Va detto che nasce sostanzialmente come cooperazione alpina, quindi nasce in un contesto particolare, un contesto che già a fine 800 era un contesto di difficoltà economica. Nasce come sostegno alla piccola proprietà alpina e per questo nelle politiche dell'inizio del Novecento, penso per esempio alle politiche degli anni 20 e 30, viene considerata come un elemento da modificare in termini di sviluppo. In realtà noi ci accorgiamo adesso che il mantenimento della piccola proprietà alpina, della realtà di villaggio, dove dopo le latterie si impiantarono anche la cooperazione di consumo, la cooperazione del piccolo credito e dopo la cooperazione di lavoro. Il mantenimento di questi presidi fu fondamentale per tutta l'area alpina, prealpina e della piccola proprietà anche di pianura. Quindi l'apporto di questo eccezionale strumento fu fondamentale per lo sviluppo della regione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il grande sviluppo economico e industriale del Friuli, ecco, quello è un momento in cui mancano un po' gli studi per capire bene quale fu il contributo della cooperazione. E poi negli ultimi decenni, diciamo nello sviluppo più recente della nostra regione, naturalmente come dappertutto la cooperazione si è spostata verso fasi e settori del terziario che sono fondamentali per il mantenimento della coesione sociale, della solidarietà, del welfare. È un po' questa la chiave del futuro e della sfida futura della cooperazione. Ecco, diceva realtà alpina, sostegno alle piccole aziende, alle piccole imprese, alle famiglie che usano la cooperazione. Non è un caso che la prima cooperativa friulana è una latteria proprio in Carnia. Ecco, oggi riconosciamo che, non dico le latterie, ma le filiere agroalimentari sono essenziali anche in momenti di difficoltà per la nostra vita quotidiana naturalmente. È un po' una fase di passaggio o secondo lei è una traccia che resterà anche nei prossimi anni? Ma io credo assolutamente che questa dell'agricoltura sarà una delle chiavi della trasformazione dello sviluppo non solo della nostra regione. Vorrei accennare tre elementi. Il primo elemento è quello della sostenibilità, perché evidentemente l'agricoltura è uno dei settori chiave per impostare una economia a più livelli sostenibili. Noi adesso abbiamo in mente solo la sostenibilità dal punto di vista ambientale e sanitario, visto i tempi che corrono. Però pensiamo per esempio alla sostenibilità sociale. Noi abbiamo visto come alcune filiere agroalimentari entrano in crisi, per esempio quando si chiudono le regioni o quando l'immigrazione dalle filiere bianche è completamente controllata dalle filiere nere del lavoro. Il secondo elemento per cui secondo me la cooperazione è fondamentale nell'agricoltura e sulla modernizzazione. In realtà processi produttivi, organizzativi, economici e naturalmente tecnologici devono andare verso un forte elemento di modernizzazione in tutti i sensi per aumentare la produttività e per aumentare la sostenibilità, come dicevamo prima. Il terzo elemento naturalmente è quello della cura del territorio, rispetto alla quale l'agricoltura è un presidio fondamentale. La nostra è una regione che ha un territorio particolare, che ha una frontiera montana molto delicata e fragile. Anche in questo senso la cooperazione, più che entrare in competizione in settori rispetto ai quali l'azienda normale avanzata del capitalismo avanzato ha un grado di competitività insostenibile, deve curare questo tipo di agricoltura che è un presidio fondamentale per il territorio. Quindi ancora una volta una funzione sociale della cooperazione.
Solidarietà, mutualità, cooperazione sono i valori, come dicevamo, che hanno attraversato la storia della nostra regione. E per il futuro saranno valori che reggeranno ancora, che hanno ancora un senso per la nostra società? È fin troppo facile dire che devono reggere questi valori. Io credo che senza questi valori, proprio per il momento storico che stiamo vivendo, senza questo tipo di valori non sarà possibile uno sviluppo completo del nostro territorio. Pensiamo per esempio alla particolarità del capitalismo avanzato che si sta incrociando con la globalizzazione e si sta incrociando anche con la trasformazione tecnologica, la terza o quarta rivoluzione industriale. Vediamo uno sgretolamento dei diritti del lavoro, vediamo uno sgretolamento di quello che è lo stato sociale, il welfare, quindi in questo senso la missione storica della cooperazione penso che sia più attuale e più futura che mai. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Collina di Forni a Voltri è sempre stato un piccolo borgo montano in provincia di Udine. A metà dell'Ottocento qui le famiglie vivevano soprattutto di agricoltura e allevamento. A fianco di ogni casa c'era una piccola stalla con alcune vacche. Ogni giorno si munceva il latte, dal latte si produceva formaggio, burro, caciotte, ricotta, individualmente. Fu in quel contesto anche di fatica quotidiana che al maestro Eugenio Canova, il maestro del paese, venne in mente un'idea che cambiò per sempre l'economia di questo luogo, ma anche quella del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia intera. Qui nel 1880, per intuizione del maestro Eugenio Canova, nacque la prima latteria sociale del Friuli, della provincia di Udine. La grande intuizione di Eugenio Canova fu quella appunto di poter riunire sotto un unico tetto i capi di bestiame che all'epoca erano molto numerosi. Infatti quando venne costituita la prima latteria sociale appunto a Collina si contavano oltre 100 bovini. Propone agli abitanti di Collina di costituirsi in cooperativa per avere maggior utile del loro lavoro. L'emigrazione degli uomini alla ricerca di un'occupazione era un fenomeno diffuso nella Carnia di quegli anni. La miseria era altrettanto diffusa e anche in questo contesto la cooperazione venne vista come un'occasione di riscatto, di rinnovamento delle comunità. Così l'esperienza di Forni a Voltri divenne contagiosa e in altre vallate limitrofe si riprese il modello cooperativo proprio per valorizzare l'esperienza comunitaria. Ad esempio a Forni di Sopra, l'anima di questo esperimento fu Fortunato De Santa, il monsignore del paese, che diede vita alla cooperazione di consumo, alla cooperazione di credito, che oggi è diventata il credito cooperativo. Ci troviamo nel locale della latteria di Forni di Sopra, di Vico, che in fornese chiamiamo Casina. Un tempo funzionava, ora non più, l'abbiamo trasformata a museo. Perché ci troviamo qui? Negli uffici superiori a questo piano, nel 1891 è stata fatta una riunione per creare la cooperativa di consumo e di credito di Forni di Sopra. 9 anni prima la cooperativa di consumo è stata fondata nel 1900 e qui parliamo appunto del 1891, in quanto la latteria esisteva già perché realizzata nel 1885. Thank you.
fin dal 1891 il sindaco riuniva i fornesi di Forni di Sopra per parlare della cooperazione e per far nascere una banca e un magazzino cooperativo. Passano una decina d'anni e ai primi di febbraio del 1900 Monsignor Fortunato del Santa convoca 70 fornesi di Sopra per fondare la banca cooperativa di Forni di Sopra. Si chiamerà Santa Maria Assunta, cooperativa di consumo e cooperativa di servizi bancari. È un fatto straordinario per un paese come Forni di Sopra. Di radici più marcatamente socialiste fu l'albero in cui crebbe il movimento delle cooperative carniche, attorno alla figura del geometra Vittorio Cella di Verzegnis fin dal 1906. Cooperative di consumo, cooperative di lavoro, cooperative di credito che creavano la possibilità, l'opportunità per le persone del posto, per le comunità di migliorare la propria qualità della vita. Ma per la prima volta la grande intuizione fu quella di costruire un gruppo, di costruire rete attorno a queste cooperative. Per la prima volta si iniziava ad intuire che l'unione poteva fare la forza. Siamo qui a Verzegnis, la patria di Vittorio Cella. Chi era costui? Vittorio Cella è stato il vero manager, il vero fondatore della cooperazione in Carnia. In Carnia la cooperazione produce un gruppo. Noi conosciamo soltanto la cooperativa carnica di consumo, spesso il gruppo delle cooperative non è noto, ma nella realtà nel 1906 nascono due sorelle che sono la cooperativa di consumo e la cooperativa di credito. Successivamente nascerà il consorzio fra le cooperative di lavoro della Carnia. Altruismo, solidarietà, sollevare le classi popolari, i proletari si diceva allora, da condizioni di vita misere, era obiettivo che univa la cooperazione cattolica e la cooperazione socialista. E anche Vittorio Cella, nonostante fosse socialista, massone e anticlericale, venne aiutato da chi invece apparteneva all'area cattolica. L'esempio di Eugenio Caneva, Fortunato De Santa e Vittorio Cella furono seguiti da moltissime persone, uomini e donne, che si impegnarono nella cooperazione per migliorare le condizioni economiche, sociali, morali e anche democratiche delle comunità in cui vivevano. Alimento di una linfa che ancora oggi scorre nelle vene del movimento cooperativo del Friuli Venezia Giulia, dell'Italia e del mondo intero, portando in circolo i valori della mutualità e della solidarietà. Una linfa che dal 1919 viene anche alimentata da Confcooperative, dalle sue cooperative, dai suoi soci, dai suoi dirigenti. Un mondo che, nonostante le difficoltà superate con grande energia del fascismo e delle due guerre mondiali, ha saputo reinterpretare quotidianamente con intelligenza i valori storici di questo movimento, facendo diventare questo modello di impresa praticamente indispensabile.